approfitto di questa bella giornata, è difficile trovare appunto il sole, per andare a incontrare un gruppo di ragazzi che fanno qualcosa di particolare, qualcosa di utile, insomma, possiamo dire qualcosa di ganzo. Ci troviamo appunto in questa località, in questo agriturismo. Vediamo. Come state? Tutto bene? Sì, sì. Guarda, si danno. Io sono già iniziando a fare le foto. Ciao. Continuate pure, eh. Sì, la metti per terra e tipo fai, ti, è come se... Hai visto quando si casca, fai? Oh, ma non mi riesco. Vai, guarda, in questo modo proprio, in questo modo devi fare. Lorenzo, sì. Innanzitutto dove siamo? Siamo a Villa Verde, siamo venuti a fare uno shooting qui per Francesco The Shop. Questa in campagna, insomma, un po' in casa, un po' in campagna. Sono le foto dell'assurdo oggi, quindi si va a vedere, insomma. Comunque, sabato mattina. Sabato mattina già dall'8:30 qui, ieri sera si è fatto tardi, stamattina all'8:30, pronti per partire. È stato traumatico. Sì. Ancora qualcuno sbadiglia. Qui c'è proprio il set fotografico, foto dell'assurdo proprio. Guarda, anche questo. Innanzitutto, chi siete? Siamo un gruppo di giovani e siamo in diversi, sì. Siamo già attivi a livello parrocchiale a Montevarchi, però aveva un po' di stimolo di provare a fare qualcosa di diverso, di cambiare proprio la situazione, di aiutare più che cambiare, aiutare la situazione di alcune persone. Da alcuni di noi è partito il desiderio di aiutare proprio le persone che abitano in questa parrocchia, nella quale vi è un centro Caritas, è proprio quello di quindi trovare un modo alternativo per poter anche noi rendersi utili per queste persone. E quindi oggi siamo qui perché il nostro progetto è quello di provare a vendere abiti usati e poi il ricavato finire alla Caritas di Montevarchi. Dove trovate questi indumenti, quindi gli abiti che indossate durante lo shooting? Allora, sono tutti donati da amici, da parenti e soprattutto anche questa cosa è partita da noi. Quindi alcuni di noi hanno donato degli indumenti che poi noi riutilizziamo. Cioè, l'idea di fondo è che questi indumenti erano chiusi nell'armadio e nessuno li utilizzava. Ovviamente quello che abbiamo fatto è valorizzarli. È facile vendere su internet? Avete trovato delle difficoltà o riuscite a fare piazza pulita velocemente degli indumenti che dovete vendere? Diciamo che non è facile vendere online, cioè perlomeno perché noi non abbiamo mai provato. Cioè, abbiamo iniziato e è un percorso che si sta pian piano migliorando. All'inizio, ovviamente, non è stato facile, i primi mesi soprattutto. Stiamo vendendo questi vestiti su un portale online che è eBay e ultimamente ci stiamo togliendo anche delle soddisfazioni, cioè soprattutto negli ultimi mesi abbiamo un po' imparato come caricare gli abiti, come pubblicizzarli, come farli vedere soprattutto. Con le foto, con una descrizione accurata, eccetera. Però ovviamente è un percorso che ancora siamo proprio agli inizi, perché quello che noi vorremmo riuscire a realizzare è il sito di Francesco Shop, non eBay, nel quale trovi solo la roba che vendiamo noi. E questo ovviamente ci permetterebbe di fare il salto di qualità. Il portale nostro è un'altra cosa. Allora, i soldi che ricaviamo dalle vendite dei vestiti vanno interamente alla casa famiglia della parrocchia dei Giovani di Montevarchi, dove abitano dalle 35 alle 40 persone che sono ospitate lì gratuitamente, quindi questi soldi prevedono alle spese, insomma, a fare rifornimenti di cibo, insomma, tutto quello che serve per garantire una buona ospitalità. E diciamo che tutto quello che si riava si dona lì, alla casa famiglia.
Anche perché l'attrezzatura che usate, eccetera, è vostra. Sì, l'attrezzatura fotografica, sì. Poi, come vedi, non è che abbiamo bisogno di chissà quale attrezzatura. E le location si cerca di farle in posti dove ci ospitano, o magari con uno scambio di pubblicità, ad esempio, in altri locali, negozi, così. E noi si lavora molto sulla partnership. Noi, sì, praticamente si fa le foto e loro ci danno il posto, insomma. Si collabora, ecco, si crea una rete di beneficenza. Stiamo valutando anche, insomma, dei progetti, anche poi cercare su internet i finanziamenti, crowdfunding, fundraising, che, insomma, la gente, noi si mette dei video, delle foto, la gente legge i progetti, loro scrivono e decide di donarci 1 o 2 euro, noi si mette un limite minimo, un limite massimo. Quella stiamo valutando, non ha fatto nulla di concreto, però, insomma, nel futuro si vuole fare anche questa cosa qui, ecco. Allora, sì, le sfilate, noi abbiamo fatto 3 sfilate. La prima, dove ovviamente sono venuti a vederci soprattutto i nostri amici, perché ovviamente eravamo appena nati, quindi non ci conoscevano. L'ultima sfilata che abbiamo fatto è stata per il perdono a Montevarchi, quindi comunque abbiamo cercato di utilizzare la festa per farci conoscere. La sfilata è una sfilata normalissima, come succede nella moda di tutti i giorni, cioè c'è il backstage dietro, le modelle mezze nude che vanno da una parte all'altra, niente, ci sono gli intoppi come in tutte le sfilate che possono essere, soprattutto le prime, perché eravamo un po' arrugginiti, però vabbè, poi alla fine sono andati bene. E invece sulla passerella come vi siete ritrovate? No, guarda, cioè, la prima volta sulla passerella, strano, cioè imbarazzante, non è che siamo modelle, quindi è un po' l'imbarazzo, poi c'erano i presentatori, erano dei nostri amici, quindi fanno la battuta mentre cammini, poi i tacchi, poi il coso, però cioè, comunque si diverte, alla fine è questo il succo della passerella. E già li avete presi in via? Sì, sì, poi piano piano uno fa sempre anche come le fotografie che ci fanno. Sì, i fotografi sono nostri amici, però comunque stare sempre dietro un obiettivo, ma adesso è un po'... Però poi alla fine prendi confidenza e alla fine le fai bene, cioè ti diverti, quindi va bene. Il mio cicerone mi deve accompagnare in tutto questo percorso, quindi seguo te. Vabbè, dove andiamo? Andiamo nella cabina armadio, insomma, dove ci siamo. Armadio. Sto arrivando, Eccoci. No. Davvero? Ci sono dei ragazzi un po' svestiti. No, aspetta, ora è un po' uno spogliatoio. È uno spogliatoio. Ok, allora, si torna dopo. Evitiamo. Anche se, diciamo la verità, comunque. L'audience, capito? Alle stelle, però va bene, ok. Niente, allora guarda. Andiamo di qua dove stiamo alzando ancora i set. Vediamo quelli che sono già pronti. Qui, guarda, stanno proprio alzando i set. Allora, spiegami un pochino. Ci provo. L'idea è questa. Siamo nel pacchetto foto dell'assurdo. Uh-huh. Quindi sono tutte foto completamente astratte. E noi stiamo abbellendo la modella con le lucine di Natale, le palle di Natale. E l'albero invece è abbellito i vestiti che sono in vendita. Cioè ci si mette i pantaloni. Geniale. In vendita. Questa no? È l'idea, insomma. Allora vediamo come viene fuori. Ci sono loro, sono le scenografe tutta la mattina che fanno i set. Avete già provato o no? No. Hanno montato l'albero. Per ora. E quindi ora è... Quindi non sappiamo come far indossare questi jeans all'albero, in poche parole. Sì. Il giacchetto, vabbè, oggi pantaloni immagino, di sé c'è il giacchetto, di sé. Giacca e anche pantaloni, sì. E anche le scarpe. Oh, questo non te l'aspettavi? No, anche allora, perché hai voltato lo schermo e ti vedi. Le ragazze qua dietro fanno il lavoro sporco. Lei anche e quindi, modella, sì. Ecco, l'abbiamo vista prima. Sì. E... quanto tempo impieghi per un set, diciamo? Quante foto devi fare su per giù? C'è l'altra ragazza con cui facciamo le foto, che hai visto prima e che ha pensato più il set. Ed è 2 settimane, ci pensa, e pensa tutte le foto, le scrive,
sa qual è il set che deve costruire, eccetera. Poi nel fare le foto ci stiamo una mattinata, una giornata diciamo, una mattina a sera in realtà, e si scatta tante foto, una trentina di giga di foto, che non so quante sono. La scelta dell'ambiente, comunque del luogo? Principalmente scegliamo dei luoghi che della nostra città di Montevarchia che possono essere rivalutati anche quelli, rivalorizzati. Cioè siamo stati la volta scorsa, cioè a Villa Mazzini ad esempio, no? Che è un luogo stupendo, che magari è meno conosciuto. Scusa, e bisogna fare le foto a lei perché devono andare via. Quindi abbiamo okay. 30 secondi per fare le foto a loro e poi quindi, è come si fa le ecco, foto. Ecco, no? Ora capisco. Ecco come si fa. Va bene. Comunque, una prima mentre prendi la teglia e una come se fai il tuo ricetta di quelle ricette che ti fate con la teglia. E quindi in questo caso per esempio cosa dovete mettere in mostra? I guanti? No, vestiti, no, sempre il vestito. Ah, i vestiti. Però siccome il tema sono le foto assurde, uno che metteva in forno una cosa a guantoni da box. Cioè li metto con guantoni normali da cucina. No. Invece in questo caso noi con guantoni da box. Perché va detto che comunque la cucina è sempre una sfida, no? È quello il significato. Ora, in previsto l'ultimo minuto, loro devono andare in officina, quindi te seguili, va con loro. Seguo loro? Foto, sì. Perfetto. Già mi immagino in officina. Sì, sì, e dopo vedrai. Vabbè, vedremo tutto, ok. Ecco, io ho sentito un'officina. Sì. Quindi spieghiamo un pochino adesso dove andiamo, cosa facciamo. Si spera che l'officina sia il set, cioè che non ci sia niente da allestire in realtà. Cioè se arriva lì il costo è un po' particolare, quindi ci piace. Quindi la modella è lei? Sì, io e un'altra, io la minore e lei quella più importante. Cosa significa minore? No, nel senso che io devo fare soltanto le foto alle scarpe. Poi sono nuda sopra, quindi... Andiamo a vedere questa officina. Te farei la foto così in officina? Guarda, da tutti i giorni! È una vergogna, è inimmaginabile! Poi proprio le scarpe anche infortunistiche. Però ha detto che già la faccia. Se è vero che luce di paradosso... Siamo in un'officina vera e propria, sì, no? Sì, quindi, sì. In poche parole, da quello che ho capito, cercate di sfruttare anche tutti i contatti che avete, sì. Quindi amici, conoscenti. Tendenzialmente si fa tutto ovviamente a fantasia, a seconda del momento si sceglie la prima location, è l'unica definita, e poi da quel momento si va puramente a fantasia nostra. Credo di averlo chiamato a mezzogiorno, a mezzogiorno e mezzo. Infatti siamo venuti di corsa. Esatto, la provvidenza ha fatto sì che fosse in casa, siamo riusciti a entrare qui e diciamo come mattinata dell'assurdo siamo riusciti in pieno in questa missione. Però, vedi, improvvisare un po' aiuta ad essere anche originali, sì, no? Sì, quello sì. No, è meglio dire siamo originali, ecco, che si improvvisa. Ecco, meglio originali. Sì, sì. Vediamo come procede. Sì.